l'ansia. L'erboristeria è un settore che dal periodo del lockdown ha avuto un calo delle vendite oppure sono rimaste stabili? Un calo c'è stato, ma soprattutto perché la gente ha più difficoltà a muoversi, soprattutto da comune a comune. Magari i giorni prima del lockdown sono venute, hanno fatto un pochino di scorte perché hanno paura che magari poi si passi da arancione a zona rossa. I prodotti si vendono perché comunque sono prodotti che aiutano a rilassarsi durante il giorno, se si hanno un pochino di ansia, piuttosto che la notte, perché la notte magari tanti soffrono di insonnia ora, si svegliano la notte, non riescono a dormire. I colori per i capelli perché sono terrorizzati di rimanere senza. Quindi c'è stato un aumento di vendite di prodotti ansiogeni, prodotti per dormire meglio. Sì, quelli per dormire, perché la notte le persone si svegliano proprio durante la notte, non riescono a riposare nel sonno. E quindi tisane di camomilla, melissa, biancospino, le goccioline australiane che aiutano proprio il tono dell'umore, l'emotività che cambia in questi periodi, perché tanta gente poi alla fine ha paura di ritornare chiusa in casa, senza potersi muovere, soprattutto gli anziani. Avevo qui una signora prima che si lamentava, era disperata perché ha paura a ritrovarsi un'altra volta da sola, magari non ha figli vicino, a essere da sola viene qui, fa due chiacchiere. Noi diamo anche questo come supporto, via. Un po' di calo c'è stato, ma non tantissimo. È cambiato che i clienti chiedono più prodotti per rilassarsi, prodotti per dormire meglio la notte, tisane, qualcosa per l'intestino, quindi molto in mente la tensione, lo stress si è scombussolato anche lì. E poi hanno bisogno di parlare, quindi noi siamo ascoltatori 8 ore al giorno, perché molto in mente il medico di famiglia non risponde e c'è poca presenza. Quindi doppia funzione anche di psicologi in certi Sì, casi. ma è carino, dai.